i destini non solo di una stagione, ma molto spesso della vita stessa di un club. È l'identikit perfetto di quella che andrà in scena a qualche minuto allo stadio Franco Scoglio, il secondo e ultimo round dello spareggio salvezza tra Messina e Gelbison. Appassionati di calcio, un saluto da Pietro Di Paolo e bentornati su Eleven Sports, pronti al tentativo neanche troppo intenso, poi però ancora fornito il cross con il sinistro, il colpo di testa che termina alto sulla traversa. Dunque primo possibilità adesso della ripartenza per gli ospiti, attenzione all'affondo adesso di Infantino, Kilimateng defilata a sinistra, Kilimateng, la conclusione termina ad un Kragel, Balde, Berto, posizione per il cross con Ate dentro l'area, defilato con Ate all'indietro, attenzione al tiro e il miracolo stoppato dall'ottimo Ferrini. Perez, posizione regolare, Ragusa all'interno dell'area di rigore, Ragusa le sue finte, si defila, Ragusa il tiro cross respinto da D'Agostino con i pugni, nessuno da approfittare, problema del controllo e allora gli viene soffiata la sfera da Tumminello defilata a sinistra, Tumminello, il traversone dentro respinto da Berto, attenzione a Carnielutti con Ate, poi Fornito e il miracolo di Fumagalli che con la mano sinistra devia in calcio d'angolo. Pronto, ecco il fischio, sempre con il sinistro, pallone a rientrare, il colpo di testa che termina, il colpo di testa di Tumminello, poi quello di Ragusa, attenzione, pallone ancora in aria, Trasciani lo colpisce, Curiale e la parata di D'Agostino che chiude lo specchio, ma l'azione continua, attenzione, la testa di Ferrini, Grillo di testa allunga per Curiale, pallone di ritorno ancora per Grillo, che la prolunga per Ferrini, limite l'area di gol, il traversone dentro di Ferrini, il tocco di Ragusa, il gol, Ragusa spacca la partita, 1-0 per il Messina. Subito in avanti, lì dove la colpisce in qualche modo Ferrara, attenzione al pallone che arriva Graziani, il destro! E cosa ha fallito Graziani, ma ancora il pallone a liberare il recupero di Capitan Uliano che la rimette dentro, il colpo di testa da parte di Ferrara e poi questa conclusione ribattuta, pallone che resta lì, attenzione, ballonzola pericolosamente, la conclusione e la parata di Fumagalli, il pallone ancora in movimento, mamma mia cosa ha fallito Berto. Attenzione a Correnti, posizione di ala sinistra, Correnti, limite, pallone dentro, il colpo di testa, la parata, strappa applausi di Fumagalli che salva il risultato e poi c'è calcio, ecco il rinvio, Ferrini che la colpisce di testa, poi la prolunga Grillo ed è finita, il Messina è salvo, il Messina resta in Serie C. Il declassamento tocca alla Gelbison che però nell'arco delle due partite ha offerto prestazioni, dobbiamo evidenziarlo, all'altezza della situazione, ma alla fine ha la meglio chi riesce a metterla dentro.